Emiliano Antonella. Presente. Presente. Beccaria Marco Giuseppe. Presente. Presente. Greco Gaetano. Presente. Presente. Marino Lucia, assente come si prevedeva, perché sappiamo non sta bene. Di Mercati Egidio. Presente. Presente. Ferrarini Luigi. Presente. Presente. Di Sanctis Gianluigi. Presente. Presente. Moretti Quirino. Presente. Presente. Mazzoni Francesca. Presente. Presente. Ferrara Alessia. Assente all'appello. Eventualmente, se dovesse arrivare in ritardo, daremo atto del suo ingresso con la Ferrara. Marangoni Doriana. Presente. Presente. D'Alessandra Iuri. Presente. Presente. Medei Sandro. Presente. Presente. Tacconi Matteo. Presente. Presente. Quindi sono risultati presenti praticamente tutti i consiglieri di sindaco, percezione fatta per i consiglieri Alessia Ferrara e Lucia Marino. Quindi sono presenti 13 consiglieri di sindaco, per un totale di 14. La seduta è ovviamente costituita, il consiglio può deliberare. Dottore, quindi la seduta è valida. Quindi preliminarmente nomino scrutatori della seduta i consiglieri Mazzoni, Moretti e Tacconi. Passiamo quindi al punto 1 all'ordine del giorno. Surroga e contestuale convalida del consigliere dimissionario Andrea Maggio con il consigliere Emilio Calabretta. Dato atto che la surroga dei consiglieri comunali dimissionari deve essere inserita al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio, in quanto la ricostituzione del plenum è adempimento preliminare e prioritario dell'organo collegiale stesso e che il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che la convalida avvenga prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. Viste le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dal signora Maggio Andrea in data 20 agosto 2021, appartenente al gruppo consigliare Uniti per Cassina, visti il verbale di proclamazione degli eletti, dal quale si evince che il primo candidato tra i non eletti, appartenente alla lista numero 5 denominata Uniti per Cassina, risulta essere il signor Emilio Calabretta. Vista la nota del segretario generale del 23 agosto 2021, protocollo numero 21.683, con la quale, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere del signor Andrea Maggio, è stata fornita comunicazione al signor Emilio Calabretta della sua condizione, vista la comunicazione acclarata al protocollo in data 27.8.2021, con la quale il signor Emilio Calabretta ha dichiarato la propria accettazione a ricoprire la carica di consigliere comunale, dato atto che non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e o incompatibilità previste dal TUEL e di incompatibilità dettate dal decreto legislativo 235 del 2012 in capo al signor Emilio Calabretta, dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 38,4 del decreto legislativo 267 del 2000 i consiglieri entrano in carica all'atto di proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Ritenuto di procedere pertanto alla surroga del consigliere dimissionario signor Andrea Maggio, si pone in votazione la presente deliberazione. È una votazione per alzata di mano. Quindi metto in votazione il punto. Il segretario generale.
solo pervenuti reclami, opposizioni o similari, chiedo comunque per scrupolo al Consiglio Comunale, quindi ai singoli consiglieri, se siano a conoscenza di eventuali casi di compatibilità e o di eventualità. Nessuno, quindi possiamo procedere. Quindi procediamo con la votazione per alzata di mano. Quindi favorevoli. Unanimità. Contrari. Nessuno. Astenuti. Nessuno. Quindi il punto è approvato. Faccio votare anche per l'immediata esigibilità, sempre per alzata di mano. Favorevoli. Unanimità. Contrari. Nessuno. Astenuti. Nessuno. Quindi a questo punto quindi invito il signor Emilio Calabretta a prendere posto ai banchi del Consiglio. Grazie per te. Buonasera consigliere Calabretta, in bocca al lupo e buon lavoro. Prima di procedere con il punto successivo ho bisogno che lei dichiari al Consiglio Comunale che rinuncia ai termini per l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Quindi dichiara di rinunciare? Sì, dichiara di rinunciare. Magari al microfono. Pronto? Sì, dichiaro di rinunciare. Va bene, grazie. No. Grazie consigliere, di nuovo buon lavoro. Quindi il punto è approvato e immediatamente eseguibile. Possiamo procedere con il punto numero 2. Approvazione del processo verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29 giugno 2021. La trascrizione di questo verbale è stata inviata via PEC a tutti i consiglieri comunali in data 9 agosto 2021. Alla seduta di Consiglio Comunale risultavano assenti i consiglieri Marangoni e Maggio, quest'ultimo comunque non più membro del Consiglio Comunale. Se non ci sono osservazioni su questo processo verbale, possiamo passare alla votazione. Segretario generale. Alzate di mano, quindi gli scrutatori abbiamo detto che sono questa sera Mazzoni, Moretti e Tacconi. Consiglieri Mazzoni, Moretti e Tacconi. Sì, ma comunque non è un palese, non daremo conto. Adesso i presenti sono 14 più sindaco per un totale di 15, sono 13 favorevoli e 2 astenuti. Quindi favorevoli sono 13, contrari nessuno, astenuti? Due.
Possiamo passare al punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione del processo verbale della seduta di Consiglio Comunale del 29 luglio 2021. In questo caso la trascrizione del verbale è stata inviata via tecnica ai consiglieri data 6 settembre 2021. Alla seduta erano assenti i consiglieri Luigi Ferrarini, Matteo Tacconi ed Andrea Maggio, quest'ultimo ad oggi non più consigliere. Quindi se non ci sono osservazioni su questa trascrizione, passiamo alla votazione sempre per alzata di mano. Quindi, favorevoli? Come sopra, quindi 12 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quindi il punto è approvato. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Per quanto concerne le mie comunicazioni, ne ho una sola, inerente al trituratore inerti in località Fornace. Una comunicazione veloce. Allo scorso Consiglio Comunale avevo rappresentato il fatto che in data 20 luglio, con il Sindaco e l'assessore all'ambiente Fabio Varisco, avessimo inviato una missiva al sindaco di Cernosco sul Naviglio, evidenziando le doglianze dei cittadini sul posizionamento dell'impianto e chiedendo un imminente tavolo di confronto. Orbene, la detta missiva non ha sortito riscontro, ragione per cui in data 6 settembre, l'ultimo scorso, abbiamo inviato una lettera di sollecito, ancora speranzosi, nonostante tutto, in una proficua collaborazione tra amministratori. Sarà comunque mia cura, naturalmente, aggiornare il Consiglio Comunale tutta la cittadinanza ove ricevessimo riscontro. Ho terminato le mie comunicazioni, passo la parola al Sindaco per le proprie. Grazie Presidente, ho due comunicazioni. La prima riguarda alcune variazioni dei gruppi consigliari. Il consigliere Doriana Marangoni è fuoriuscito dal gruppo consigliare Progetto Cassina Domani e ha costituito il gruppo Cassina Democratica, Cultura, Inclusione e Solidarietà di cui è capogruppo. A seguito di questa fuoriuscita, il consigliere Iuri D'Alessandra ha assunto la carica di capogruppo di Progetto Cassina Domani. Inoltre, il consigliere Matteo Tacconi è il nuovo capogruppo del gruppo consigliare Comitato Civico Cassina, prendendo il posto del consigliere Sandro Medei. La seconda comunicazione è la seguente. Venerdì 10 settembre, insieme all'assessore all'ambiente Fabio Varisco, ho incontrato Matteo Bignardi e Armando Escalona, referenti di Plastic Free per la provincia di Milano e per il comune di Cassina dei Vecchi, per suggellare l'impegno che questa amministrazione ha preso con una delibera di giunta il 7 giugno scorso, aderendo all'associazione. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa che impegna amministrazione e associazione a lavorare insieme, organizzando eventi di sensibilizzazione, giornate di raccolta della plastica abbandonata e passeggiate ecologiche e in generale a contribuire a creare una maggiore consapevolezza della cittadinanza sull'importanza di preservare l'ambiente dalla plastica. Il primo passo in questa direzione è quindi quello di stasera, ovvero di dotare tutti i consiglieri comunali di una borraccia per l'acqua che potete conservare e riportare a ogni seduta del Consiglio. Già come amministrazione, sulla scia di quanto inaugurato da chi ci ha preceduto, durante i consigli comunali utilizzavamo bottigliette d'acqua in vetro, ma l'arrivo del Covid impone un utilizzo individuale anche delle bottigliette, di qui la decisione di dotare ciascuno di voi di una borraccia personale, un piccolo passo che va nella direzione auspicata di ridurre l'abbandono scellerato della plastica che tanti danni produce al nostro pianeta. Tutte le prossime iniziative sul tema saranno adeguatamente pubblicizzate. Grazie. Grazie Sindaco. Mi ha chiesto la parola il consigliere Marangoni. Prego, consigliere Marangoni. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti i colleghi consiglieri e che ci seguono da casa. È una comunicazione congiunta di tutta la minoranza, quindi del Comitato Civico Cassina, di Progetto Cassina Domani, di Cassina Democratica e di Uniti per Cassina. La comunicazione è quanto segue. In maniera condivisa
abbiamo e vogliamo sostenere la comunicazione che è stata fatta con una missiva protocollata il 2 di settembre da parte del Comitato Bene Comune per la richiesta di un consiglio comunale aperto. Lo sosteniamo, chiediamo che ci sia una risposta precisa da tutto il Consiglio Comunale, dato che c'è stato anche un ulteriore sollecito da parte del coordinatore del Comitato Civico, del Comitato Bene Comune, che non ha ancora ricevuto risposta datata al 13 settembre. Quindi chiediamo che ci sia una risposta a breve di questa richiesta, che condividiamo e sosteniamo, per un concetto di trasparenza e partecipazione, cosa voi non lontana, visto che è proprio nel vostro programma elettorale. Grazie. Grazie consigliere Marangoni. Anticipo che la risposta alla richiesta del comitato è stata, che era rivolta al sindaco e alla mia figura come presidente, e la risposta è stata fornita da me oggi, in data odierna l'ho protocollata, e il rappresentante non ha una PET, per cui gli arriverà la risposta di raccomandata R, credo. Comunque è stata data la risposta, è stata fornita. Naturalmente prima che arrivi a lui non l'anticipo, nel senso deve arrivare prima al soggetto che ha fatto la richiesta. Grazie. Allora, ci sono altre comunicazioni? Nessuna comunicazione. Va bene, quindi passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, interrogazioni ed interpellanze. Allora, abbiamo una prima interrogazione inerente ai servizi scolastici presentata dal consigliere Yuri D'Alessandra per il gruppo consigliare Progetto Cassina Domani. Quindi passo la parola al consigliere D'Alessandra. Grazie presidente, buonasera a tutti, un benvenuto anche al consigliere Carabretta, e passo alla lettura dell'interrogazione. Signor assessore, in data 4 maggio 2021 è stata pubblicata la determina inerente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari del Fondo Mense Biologiche 2018, che comportava una redistribuzione di parte dei fondi agli alunni che avevano usufruito del servizio mensa durante l'anno scolastico 2019-2020. In particolare, la determina prevedeva che 263 beneficiari non più iscritti venissero contattati per fornire un codice IBAN valido per la liquidazione di importo di euro 132 cada uno, per un totale di euro 34.716. Alla data del 31 agosto 2021 siamo a conoscenza di diversi casi di famiglie che non hanno ricevuto il suddetto rimborso, nonostante abbiano fornito tutti i dati necessari a ricevere il contributo. A fronte di dimostranze scritte e vocali indirizzate sia all'ufficio competente che a lei, in quanto referente per il servizio, non ci risulta siano state date risposte esaurienti e utili a risolvere la situazione debitoria nei confronti dei cittadini. Oltre a quanto descritto, risultano invece alcuni casi di rimborsi a utenti che non frequentavano in precedenza scuole cassinesi o che frequentavano scuole paritarie, quindi non rientranti nelle categorie di utenti interessati al rimborso. In merito a quanto descritto, siamo a chiedere: lei, in merito a quanto sua competenza, è a conoscenza dei problemi riportati dai cittadini? Da parte dell'ufficio competente sono state effettuate verifiche opportune dei destinatari dei rimborsi? Siamo fiduciosi che dovrà rispondere nel merito delle questioni poste nell'interesse dei cittadini e degli utenti della mensa scolastica, a cui viene giustamente chiesto di provvedere ai pagamenti dovuti per i servizi in tempi coerenti alla fruizione del servizio. Chiediamo iscrizione alla DG del primo consiglio comunale disponibile e restiamo in attesa di risposta scritta nei tempi previsti dal regolamento. Cordiali saluti per il progetto Cassino Domani, Yuri D'Alessandra. Grazie consigliere D'Alessandra, risponde l'assessore De Santis, mi passo la parola. Grazie presidente. Egregio consigliere D'Alessandra, come da lei indicato nella sua interrogazione protocollo 00-22677 del 6 settembre 2021, i 263 beneficiari non più iscritti ai servizi scolastici sono stati contattati per la richiesta dell'IBAN a fine della liquidazione dei 132 euro, come previsto dalla determina stessa. Per il 251 di questi è stato emesso regolare bonifico. Per i restanti 12 beneficiari che si trovano in una situazione debitoria nei confronti del sistema school card, si è provveduto preventivamente a sanare la posizione accreditando il rimborso, fondo mense biologiche, sul prepagato recante un
un saldo negativo. Il passo successivo sarebbe stato quello di verificare il residuo attivo, se presente, e dare il via agli atti di liquidazione. Purtroppo, il passaggio di consegna al nuovo responsabile del servizio pubblico istruzione e le contemporanee dimissioni dell'unico istruttore amministrativo contabile che seguiva la pubblica istruzione ha costretto il servizio a posticipare questa procedura, non così semplice come potrebbe apparire all'esterno. Per dare priorità ad altre pratiche più urgenti come la gara per la mensa, la gara di trasporto scolastico, eccetera. Entro la fine di questo mese, o al massimo entro i primi 15 giorni di ottobre, salvo imprevisti, entrerà in servizio un istruttore amministrativo contabile dedicato alla pubblica istruzione. Pertanto tutte queste pratiche verranno evase con la massima priorità. In merito alle affermazioni fatte in premessa, occorre precisare che né il sottoscritto e tantomeno la responsabile del servizio sono a conoscenza di rimborsi effettuati ad utenti che non ne avevano diritto. È un'affermazione molto grave che, fatta in questo contesto, avrebbe dovuto quantomeno essere supportata da elementi probatori. Provvederò a far effettuare le opportune verifiche, nel frattempo la invito a voler trasmettere alla responsabile del servizio pubblico istruzione tutte le informazioni in suo possesso a supporto di queste insinuazioni che al momento non posso far altro che respingere al mittente. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Passo la parola al consigliere D'Alessandro per la dichiarazione di soddisfazione o meno rispetto alla risposta. Grazie Presidente. Allora, come prima dichiarazione devo dire che non sono assolutamente soddisfatto della risposta per diversi motivi. Il primo è perché l'ho letta stasera entrando in quest'aula e quindi avevo chiesto una risposta scritta e non è arrivata. Pazienza, va bene, l'importante è che ci sia stata. La seconda è che questa non era una, cioè non è un'interpellanza per fare polemica, per sollevare questioni. Questa è un'interpellanza che è un invito all'assessore e agli uffici preposti a fare delle verifiche che probabilmente sarebbero state dovute fare prima anche per sollecitare i cittadini che sono stati presenti anche oggi. Questo perché le posso assicurare che non è vero che tutte le persone che abbiamo diritto al rimborso tramite IBAN l'hanno ricevuta. Questo glielo posso assicurare con certezza perché io sono una di quelle persone che non aveva una situazione debitoria e non ha ricevuto niente, così come altre persone. Quindi non è per i soldi, è proprio per una questione di organizzazione, visto che ci sono stati diversi problemi con il nuovo sistema. Ora, tutti quanti danno atto del fatto che con i nuovi sistemi ci sono dei problemi, questo non è assolutamente fonte di polemica e non dovrebbe essere, però quello che si chiede è una comunicazione con i cittadini. Quindi quello che lei ha risposto a me stasera, che ci sarà un nuovo responsabile, che verranno risolti i problemi, forse in qualche modo, anche solo con una comunicazione fatta sul sito del comune o anche su Facebook, in qualche modo, andava detto ai cittadini. Così come il credito, attualmente tutti i cittadini che sono iscritti al servizio mensa da oggi hanno un credito negativo, anche chi aveva il positivo. Per quale motivo? Bastava comunicarlo. La scorcarda non funziona più, quindi chi aveva un saldo positivo non sa più qual era il suo saldo. Quindi queste sono tutte problematiche che richiedono una cosa sola, la comunicazione chiara con i cittadini una volta che le comunicazioni vengono date. È ovvio che poi non si genera più confusione. Va benissimo il momento di passaggio, il momento di difficoltà. Questa è una cosa che noi comprendiamo e credo che comprendano tutti i cittadini. Però, ripeto, si chiede un momento di comunicazione, di interazione che non può essere quello con gli uffici, anche perché gli uffici stessi hanno risposte diverse. A me è stato detto che, per esempio, non c'era chi faceva i bonifici, quindi già diverso da quello che mi ha detto lei questa serata. Quindi l'invito è a fare una verifica, è vera, anche a chi è stata fatta il rimborso. Io sono disponibile a essere proattivo, però non sono io che devo dare l'informazione al comune. Il comune deve fare delle verifiche, perché se ha dato dei soldi a chi non li dava, allora vi invito a fare delle verifiche. Se poi non risultano, sono disponibilissimo a discuterle, però vi invito a fare voi delle verifiche, perché il lavoro, i dati ce li avete in mano voi, e quindi non ho fatto delle insinuazioni, non è compito mio dare delle prove stasera. Io vi ho dato delle informazioni che vi hanno dato i cittadini stessi. Dopodiché
se vogliamo chiamarle insinuazioni, chiamatele come volete, e io vi invito a fare delle verifiche. Potrei sbagliarmi, perché potrei aver avuto delle informazioni sbagliate io, però vi invito a fare delle verifiche perché voi siete in grado di farle. Io, come cittadino, non ho i dati in mano. Ma siccome già mi avete dato una risposta sbagliata in merito, e non solo me, al fatto di avere liquidato tutti tranne quelli in condizione debitoria, credo che quantomeno una verifica vada fatta. Con questo concludo e grazie. Grazie consigliere D'Alessandra, solo una precisazione, visto che si parlava di interrogazioni e richieste di risposte scritte. Allora, a me risulta che la sua, questa per cui stiamo discutendo, è stata protocollata al numero 22647 il 6 settembre 2021 e questo valga come regola generale perché è previsto dal regolamento gli assessori o il sindaco, insomma i soggetti a cui sono indirizzate le interrogazioni hanno la facoltà di rispondere entro 10 giorni dalla data in cui vengono protocollate, quindi oggi è 14, cioè nel senso sono 10 giorni. Io facevo riferimento alla mia data di invio, quindi se parliamo in protocollo va bene, ok, d'accordo, non ho niente da dire, però io ovviamente facevo riferimento alla mia data di invio. E noi dobbiamo fare riferimento al momento in cui arriva il protocollo? Allora, no, questo è una precisazione tecnica un po' per tutti, no? Sia chi per fare le domande che per risponde. Poi passiamo al punto, allora, all'interrogazione, anzi all'interpellanza, indicata la lettera B, nomine esterne per incarichi interni e partecipazione dei cittadini sulla gestione e ampliamento servizi del centro sportivo di Viale Trieste, presentata dal consigliere Doriana Marangoni per il gruppo consigliare Cassina Democratica, Cultura, Inclusione e Solidarietà. Quindi la parola al consigliere Marangoni. Grazie Presidente. Allora, l'oggetto è l'interpellanza, nomine esterne per incarichi interni e partecipazione dei cittadini sulla gestione e ampliamento servizi del centro sportivo di Viale Trieste. Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla procedura volta alla ricerca di proposte finalizzate all'individuazione del promotore ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 50 del 2016 per la gestione e ampliamento dei servizi ai cittadini del Centro Sportivo Comunale di Via Trieste. L'articolo 9 dell'avviso a manifestare interesse prevede la costituzione di un'apposita commissione giudicatrice volta alla valutazione dei progetti pervenuti e all'individuazione della figura del promotore. Presidente di tale commissione è stato nominato il dottor Fabio Scupola, differentemente dalla composizione della commissione costituita da personale interno, come da determina 435 del 30 luglio 2021. Con la presente siamo a chiedere, sulla base di quali competenze è stato nominato presidente di commissione il dottor Fabio Scupola e perché nominare un esterno del comune di Cassina de' Pecchi quando tutta la commissione che presiederà è costituita da personale interno? Perché nonostante siano passati 5 mesi dalla richiesta protocollata da alcuni residenti di Via Trieste, ancora l'amministrazione comunale non ha condiviso informazioni e fornito delucidazioni sulla gestione e ampliamento del centro sportivo. Auspichiamo che tali progetti, considerata la loro valenza pubblica, nonché l'importanza per l'offerta sportiva e sociale sul territorio, siano resi fruibili ai cittadini prima che questi vengano valutati. Per Cassina Democratica, Cultura, Inclusione e Solidarietà, Floriano Marangoni. Grazie consigliere Marangoni, la parola all'assessore Varisco. Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera anche ai cittadini che si seguono in diretta streaming. Allora, vado alla risposta all'interpellanza. Nomine esterne per incarichi interni e partecipazione dei cittadini sulla gestione e ampliamento servizi del centro sportivo di Via Trieste. Gentile consigliere Marangoni, questa amministrazione fino al proprio insediamento ha avuto a cuore il recupero dell'area di Via Trieste, inutilizzata da qualche anno, nell'ottica di ampliare l'offerta sportiva a Cassina de' Pecchi. Abbiamo deciso di indire una manifestazione di interesse per individuare operatori del settore
professionalmente competenti anche nella gestione di impiantistica sportiva. In merito alle sue domande, uno, il dottor Scupola collabora già con il comune in settori in cui abbiamo avuto prova della sua competenza e professionalità, e per questo è stato individuato anche perché è esperto nella redazione di bandi e avvisi simili a quelli indetti nel nostro comune. 2. Al momento è stata effettuata solo la verifica dei requisiti tecnico-professionali per partecipare al bando ed in conseguenza di ciò sono state richieste ai due partecipanti integrazioni. Il giorno 15 settembre 2021, domani, la commissione si riunirà per esaminare la documentazione integrativa richiesta. Appena possibile, la commissione si riunirà per esaminare i progetti presentati. In seguito, il risultato della prima fase dell'avviso verrà condiviso con la cittadinanza e i gruppi consigliari. Precisiamo che nel bando è stata espressamente richiesta la valutazione dell'impianto acustico e che qualsiasi attività sportiva potrebbe avere nel contesto. Cordiali saluti. Grazie assessore, passo la parola al consigliere Marangoni. Sì, grazie presidente, farei solo prima di dare le mie considerazioni una richiesta: se la risposta possibilmente potrebbe essere inserita in cartellina a inizio consiglio, perché questa sera non l'ho trovata. Non mi sembra che avesse richiesto risposta scritta, consigliere Marangoni. Non aveva richiesto. Bisogna scriverlo? Sì. No. Comunque le ripasso la parola. Grazie presidente. Sono parzialmente soddisfatta nel primo punto, che ha dato spiegazioni per quanto riguarda la nomina del dottor Scupola. Non sono soddisfatta invece per l'enunciazione del cronoprogramma degli atti che ci sarà della commissione, ma che non ci sia una data precisa per il coinvolgimento dei cittadini. Questo dato che cosa? La richiesta protocollata dai residenti, cioè da chi abita e vive quella zona, cosa fondamentale per cercare di capire come integrare anche un nuovo servizio all'interno di un contesto urbano ben delimitato. Grazie. Grazie consigliere Marangoni. Quindi possiamo procedere con il punto 6 all'ordine del giorno. Sostituzione componente commissione bilancio a seguito dello scioglimento del gruppo consigliare progetto Cassina Domani. Allora, prima di procedere con la discussione e la votazione dell'appunto, mi preme rappresentare al Consiglio Comunale che in data 8 settembre ultimo scorso ho ricevuto dal consigliere D'Alessandro una missiva con cui chiedeva la rettifica del titolo di questo punto nonché dei numeri 7 e 8. In particolare il consigliere evidenziava che la dicitura scioglimento con riferimento al gruppo consigliare progetto Cassina Domani non è esatta, posto che il gruppo in questione, leggo testualmente la missiva, è a tutt'oggi esistente e pienamente operativo anche a seguito della fuoriuscita della componente PD. Chiedeva quindi che la medesima fosse sostituita con l'espressione riduzione dei consiglieri a rappresentanza del progetto Cassina Domani. Sul punto metto in votazione quindi al Consiglio Comunale la proposta del consigliere D'Alessandra per la sostituzione appunto della dicitura del titolo di cui, del punto di cui stiamo discutendo, numero 6, quindi in particolare la dicitura di togliere la dicitura scioglimento e sostituirla con riduzione dei consiglieri a rappresentanza del progetto Cassina Domani. Sì, mi chiede la parola il consigliere Tacconi. Prego, consigliere Tacconi. No, grazie presidente. No, volevo dire, intanto volevo chiedere se era necessario dover fare una votazione, visto che comunque si sta correggendo un errore, quindi posso dire, ne prendo atto, bisogna chiedermi permesso di correggere un errore. E un'altra cosa, se è possibile fare una votazione per tutti e tre i punti, visto che comunque questa dicitura, una votazione unica per tutti e tre i punti.
meditata questa, questa modalità, diciamo, di svolgimento della, del tutto, e si è ritenuto con il segretario generale, che potrà confermare qua accanto a me, che sia preferibile farlo punto per punto, quindi la votazione su ogni singolo, cioè man mano che si affrontano i singoli punti. Va bene. Non so se il segretario generale vuole intervenire. Confermo quanto detto dal presidente Capizzi e quanto a necessità, chiamiamola così, di votare, forse non sarà necessario, io lo reputo comunque una cosa opportuna, perché si va comunque a incidere su un avviso di convocazione, quindi teoricamente qualcuno potrebbe trovare qualcosa da obiettare. Poi non è detto che succede, però anzi, quello che mi auguro può obiettare. Sì, sì, no, certo, adesso non si mette in votazione. Comunque ripeto, la questione delle tre votazioni è un problema che ho sollevato io, perché in effetti si pensava di metterla in un calderone unico, ma è per una questione poi di ordine di interpretazione delle cose. Prego. Quindi se non ci sono. Scusi, aggiungerei anche una cosa. Per procedere immediatamente sarebbe opportuno anche dichiarare immediatamente eseguibile questo provvedimento, quello parziale relativo alla modifica dell'oggetto. Grazie segretario generale, quindi passo alla votazione di questa, diciamo, proposta avanzata dal consigliere D'Alessandra. Quindi votazione per alzata di mano. Favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Astenuti 4. No, astenuti 4. Sì, 12. Un membro in più alla maggioranza, ovvero al gruppo consigliare
solidarietà che appunto chiedono di voler essere considerati unitariamente ai fini della composizione di tutte le commissioni consigliari permanenti, quindi non solo quella del bilancio per cui ora si sta discutendo, ma anche quella dei punti successivi, demanio e patrimonio e urbanistica. Per cui a questo punto mi rivolgo ai consiglieri, indifferentemente da Alessandra o Rangoni, chi vuole rispondere, se abbiano un nominativo, diciamo, da indicare al consiglio per l'eventuale votazione che avverrà comunque per scrutinio segreto. Vuole rispondere il consigliere Marangoni? Sì, propongo il consigliere D'Alessandra. Va bene, grazie consigliere Marangoni. Quindi a questo punto chiamo gli scrutatori della seduta perché procediamo con votazione segreta. Thank you.
D'Alessandra. D'Alessandra 3. Bianca. Bianca 4. Bianca. Bianca 5. Bianca. Bianca 6. D'Alessandra il me. D'Alessandra 4. Bianca. Bianca 7. Bianca. Bianca 8. Bianca. Bianca 9. Bianca. Bianca 10. D'Alessandra. D'Alessandra 5. Sono 10, 5, 15, 16. Queste sono 5. Sì. Perfetto, quindi magari le schede le mettiamo agli atti. Quindi consigliere Zaccone le consegni pure al segretario generale, quindi a questo punto è proclamato eletto il consigliere Iuri D'Alessandra. Votiamo per l'immediata eseguibilità della proclamazione del punto, quindi per alzata di mano questa volta, favorevoli. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi il punto è approvato ed immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, sostituzione componente commissione per l'urbanistica a seguito dello scioglimento del gruppo consigliare progetto Cassina Domani. Stesso discorso rispetto al punto precedente, dobbiamo prima votare per l'eventuale sostituzione della parola scioglimento nel titolo con riduzione dei consiglieri a rappresentanza del progetto Cassina Domani. Votazione per alzata di mano. Favorevoli? Quindi 11. 11. Contrari? No. Nessuno. Astenuti? 4. No, ok, quindi 11 favorevoli, 4 astenuti e nessuno contrario. Quindi il punto è approvato, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 11, contrari nessuno, astenuti 4. Quindi approvato ed immediatamente eseguibile. Arriviamo proprio al merito del punto. Anche qui vabbè, la premessa l'ho già fatta per il punto precedente, quindi votiamo anche in questo caso per scrutinio segreto, quindi dobbiamo riconsegnare le schede. Poi sì, dobbiamo dare l'indicazione. Come? Non dobbiamo dare l'indicazione. Infatti stavo dicendo, prima di chiamare qua gli scrutatori chiedo o al consigliere Maragoni o al consigliere D'Alessandra di indicare un nominativo. Sì, indichiamo la consigliera Maragoni. Grazie consigliere D'Alessandra, quindi chiamo gli scrutatori, così consegneranno le schede ai consiglieri. Grazie.
consegnato le schede agli scrutatori? Sì, quindi possiamo procedere con lo spoglio delle schede. Quindi sono 10 bianche, 5 marangoni, quindi è proclamato eletto il consigliere Doriano Marangoni. Votiamo anche, anzi un attimo, allora, le schede votate vengono consegnate al segretario generale, in modo che rimangano gli atti. Perfetto, quindi procediamo con l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi il punto è approvato ed immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, anche in questo caso ma si tratta di un'altra commissione, Commissione di Mani e Patrimonio. Il titolo è sostituzione componente commissione per il patrimonio ed il demanio a seguito dello scioglimento del gruppo consigliare progetto Cassina Domani, stessa situazione dei punti precedenti, dobbiamo votare per la sostituzione della dicitura scioglimento con la riduzione dei consiglieri a rappresentanza del progetto Cassina Domani. Quindi, sempre votazione per alzata di mano, favorevoli. 11, contrari nessuno, astenuti 4. Immediata eseguibilità, favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 4. Quindi il segretario generale mi chiede di indicare nominativamente gli astenuti, che sono il consigliere Marangoni, consigliere Medei, consigliere Tacconi e consigliere Calabretta. Così come anche per le precedenti astensioni similari anche nei due punti precedenti. Del punto, passiamo alla votazione sempre per scrutinio segreto. Se il consigliere Marangoni e il consigliere D'Alessandro hanno un'indicazione di voto, prego consigliere Marangoni. Grazie presidente, sì, il consigliere Iuri D'Alessandra. Grazie consigliere Marangoni, quindi chiamo di nuovo ad avvicinarsi gli scrutatori. Qui consegno le schede da votare per distribuire ai vari consiglieri. L'urna la faccio vedere, vuota, quindi tutti i consiglieri hanno una scheda?
Chi procede con lo spoglio dei trasputatori? Consigliere Moretti. Bianche 1. Bianca. Bianche 2. D'Alessandra. D'Alessandra. 1. Bianca. Bianca 3. D'Alessandra. D'Alessandra 2. D'Alessandra. D'Alessandra 3. Bianca 4. Alessandra. Alessandra 4. Alessandra. Alessandra 5. Bianca. Bianca 5. Bianca. Bianca 6. Bianca. Bianca 7. Bianca 8. Bianca. Bianca 9. Bianca. Bianca 10. Quindi sono 10 schede bianche e 5 a favore del consigliere D'Alessandra. Quindi dichiaro eletto il consigliere Iuri D'Alessandra. Passiamo alla immediata eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli? Unanimità? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Quindi punto approvato, immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto. Scusi Presidente, posso fare un piccolo intervento? Sì, certo, consigliere Ferrarini. Grazie. È il primo consiglio comunale in presenza dopo tanto tempo e quindi forse abbiamo perso, parlo per me, le buone abitudini. È arrivato un nuovo consigliere Calabretta e volevo augurargli buon lavoro per la sua attività consigliare. Grazie. A nome di tutto il gruppo. Grazie consigliere Ferrarini. Parola al consigliere Calabretta. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare tutti per il benvenuto. Quindi spero di poter lavorare insieme, di poter lavorare bene. Volevo chiedere se il Presidente, cortesemente, non è polemica, non è solo una domanda. Io ripeto, all'ultimo punto non ho ricevuto nessuna comunicazione, probabilmente perché c'è stato un po' di squillo della tempistica, della PEC, così ecco. Volevo pregarla di dirmi, anche perché non so neanche cosa dire, onestamente non avendo nulla in mano, quindi preso la mia decisione in base alla discussione che ci sarà. Grazie mille. Grazie consigliere Calabretta, e non si poteva inviarle la documentazione perché non c'era stata ancora la surroga, quindi ufficialmente non era ancora consigliere, mentre le dimissioni del consigliere diciamo che l'ha preceduta hanno efficacia immediata, invece la sua carica entra in vigore oggi con la delibera del consiglio comunale. Parola al consigliere Tacconi, forse aveva chiesto la parola, no, nessuno, quindi non ci sono altri interventi, possiamo procedere. Quindi punto 9 all'ordine del giorno, presa d'atto della relazione del sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione esercizio 2019, articolo 188,1 decreto legislativo numero 267 del 2000. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Premesso che l'articolo 188,1 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267,
prevede che l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186 è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consigliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del Collegio dei Revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1,169 della legge 27 dicembre 2006 numero 296, contestualmente l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro con il parere del Collegio dei Revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. Considerato che ai sensi dell'articolo 188,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000 il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186 è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consigliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. L'articolo 39 quater del decreto legge numero 162 del 2019 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2020 numero 8 prevede che l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4.2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. Considerato che il succitato articolo 188,1 del decreto legislativo 267 del 2000 dispone che il sindaco trasmetta al Consiglio Comunale una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro con il parere del revisore dei conti, è rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 25, in data 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 che presenta un disavanzo di amministrazione quantificato in complessivi euro meno 1.403.344,85.
con successiva deliberazione di Consiglio Comunale numero 26 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione per euro 154.497,28 euro negli esercizi 2020-2024 e per euro 42.057,23 per 15 annualità a partire dall'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'articolo 39 quater del decreto legge numero 162 del 2019, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2020 numero 8. Nella stessa succitata deliberazione di cui al punto precedente sono state individuate le risorse necessarie al ripiano del disavanzo. In sede di approvazione del bilancio di previsione triennio 2021-2023, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 26 febbraio 2021, è stata registrata una riduzione della quota di disavanzo presunto di amministrazione per un importo complessivo pari ad euro meno 826.231,67 e contestualmente a ciò si è provveduto ad applicare al triennio 2021-2023 le seguenti quote di disavanzo: 2021 139.743,84 euro, 2022 139.743,84 euro, 2023 42.057,23 euro. In sede di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020, avvenuta con la delibera di Consiglio Comunale numero 21 del 30 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata rilevata un'ulteriore riduzione della quota di disavanzo di amministrazione, rideterminando il disavanzo ad euro meno 552.533,26 euro e nella stessa sede si è provveduto a riprogrammare il ripiano della quota di disavanzo ex articolo 188 del TUEL nel biennio 2021-2022 in euro 97.686,61 annui e a confermare il ripiano della quota di disavanzo ex articolo 39 quater del decreto legge 162-19 in euro 42.057,23 per il periodo 2021-2035. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 del 29 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto esercizio finanziario 2021 salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 risulta il rispetto degli equilibri economico-finanziari nel triennio di riferimento 2021-2023. Alla luce di quanto sopra espresso si conferma dunque la sostenibilità del piano di rientro del disavanzo di amministrazione. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Grazie Sindaco. Sono degli interventi direttamente dichiarazione di voto, mi si sta chiedendo fuori microfono, quindi posso dichiarare chiusa la discussione. Quindi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole iniziare? Sentiamo dichiarazione di voto. Consigliere Tacconi. Niente, grazie Presidente. Noi non approviamo su questo punto perché il piano appena letto dal Sindaco si fonda sostanzialmente sull'aumento delle tasse dell'IRPEF di 2 punti che noi, quando nel bilancio di previsione di 2 anni fa fu proposto l'aumento di 2 punti, noi contestammo con forza questo aumento perché ritenevamo che ci fossero ampi margini per poter evitare quantomeno, se non l'aumento di tutte e due, se non scongiurare del tutto, quantomeno rendere l'aumento più sostenibile per le tasche dei cittadini. Queste rimostranze non furono accettate, si arrivò all'aumento di 2 punti, la proposta passò, però questa sera abbiamo ascoltato dalla relazione che il disavanzo ha subito delle riduzioni.
maggioranza. Pertanto, fondandosi sull'aumento dell'IRPEF, noi riteniamo di aver avuto ragione quando chiedemmo una maggiore attenzione in modo da scongiurare l'aumento fino al massimo consentito dell'IRPEF. Per questo motivo, secondo noi, sono stati anticipati i tempi di rientro, si poteva evitare di chiedere soldi ai cittadini mantenendo i tempi di rientro prescritti, e per questo motivo il nostro voto nei confronti di questa relazione sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Cacconi. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Marangoni. Sì, grazie Presidente. Anche il nostro gruppo Cassina Democratica voterà in modo contrario a questa relazione, soprattutto perché non condividiamo le scelte fatte, quindi con l'innalzamento delle aliquote per quanto riguarda la tassazione della nostra comunità, e soprattutto perché si poteva utilizzare una maggiore attenzione, soprattutto all'inizio del vostro insediamento, con lo sgonfiamento del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, cosa che viene fatta da tutte le amministrazioni quando... Scusate, facciamo terminare il consigliere. Grazie, grazie. Quindi proprio per questo votiamo in modo contrario. Grazie. Grazie consigliere Marangoni. Silenzio. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere D'Alessandra. Presidente, e sarò brevissimo, non voglio aggiungere nient'altro a quello che hanno già detto i miei colleghi, perché alla fine la linea è sempre la stessa. Appunto, rimarco il fatto che comunque all'insediamento sono stati fatti anche dei comunicati in maniera abbastanza diciamo aggressiva, mettiamola così, dei proclami sui social, e poi si è arrivata a una situazione molto diversa da quella che era stata annunciata, del famoso buco di bilancio. Erano state fatte delle proposte delle minoranze, sono andate inascoltate, e quindi direi che non c'è altra alternativa al voto negativo. Grazie. Grazie consigliere D'Alessandra. Consigliere Calabretta, dichiarazione di voto. Ti passo la parola. Grazie Presidente. Come dicevo prima, non avendo avuto nessuna tipologia di argomenti, mi devo rifare un po' a quanto dai colleghi esposto ora, per cui visto quindi concordo la loro decisione, che la condivido, per cui il nostro voto è negativo. Grazie. Grazie consigliere Calabretta. Consigliere Ferrarini. Grazie Presidente. Scusate, è ovvio che quando non si vuole accettare uno stato di fatto si fanno le affermazioni che abbiamo sentito poco fa. Il disavanzo è stato accertato, il piano di rientro è stato approvato dalla Corte dei Conti, quindi i numeri che noi abbiamo enunciato all'inizio non sono sbagliati. Vi è una riduzione di questi importi. Probabilmente alle minoranze è sfuggito che nei corsi della presentazione precedente da parte dell'assessore Beccaria vi era, data la situazione attuale pandemica, che dovevamo pagare solamente la rata del mutuo escludendo gli interessi del mutuo, vale a dire oltre 360.000 euro. Ecco una parte della riduzione. C'è il discorso dei residui passivi che non erano stati accertati, ma quello che mi preme evidenziare è che le minoranze continuano a insistere sul fatto che noi abbiamo sparato dei numeri. Ora questi numeri, che sono stati accertati dalla Corte dei Conti, significa che sono stati sparati anche dalla Corte dei Conti, perché se hanno approvato il nostro piano di rientro vuol dire che quel disavanzo era ed è reale. Ora, se si è ridotto, possiamo solamente esserne tutti contenti, tutti. Il fatto che l'amministrazione si sia trovata costretta ad aumentare di 2 punti
quello che è l'indice IRPEF, che quindi ha tassato tutti quanti noi, è stato sicuramente un atto difficile, pesante e un sacrificio per tutti, noi compresi, perché abitiamo a Cassina dei Pecchi, forse le minoranze questo sfugge, però noi dovevamo coprire il disavanzo. Se questo non lo si vuole capire, ci spiace per voi, perché continuerete a cantare una canzone che non ha un ritornello, che non ha una musica di accompagnamento, è solamente un pianto per dire l'amministrazione sta sbagliando. L'amministrazione non sta sbagliando, sta cercando di porre un rimedio a un errore, non è stato un errore, è stata una svista, sta di fatto che il disavanzo c'è, perché lo avete ammesso anche voi, perché in quel consiglio comunale fatto nella palestra delle scuole elementari, voi avete riconosciuto che c'era il disavanzo, perché avete fatto delle proposte per poterlo ridurre, quindi non potete negare il disavanzo c'è, no, lo avete negato, inizialmente lo avete negato e poi nella scuola avete fatto le proposte per poterle ridurre, considerando il riscaldamento che non veniva, non sostenevamo delle spese per il riscaldamento, non sostenevamo delle spese per l'illuminazione, quindi in sostanza i vostri suggerimenti erano solamente limitati a un po' di luce e a un po' di riscaldamento, non c'erano altre risorse, perché l'altra risorsa era l'aumento dell'IRPEF, è toccata a noi farlo e ci dispiace, però quello che ci preme è risanare ciò che abbiamo nel bilancio, il disavanzo, e quindi noi voteremo a favore, grazie. Tra l'altro questa è una presa d'atto, mi chiedo perché si debba anche andare a votare, perché questa è una comunicazione del sindaco che fa presente al consiglio comunale, ai cittadini che ci stanno seguendo in streaming e che saluto, chiedo scusa per non averlo fatto subito, è un'informativa sullo stato di fatto che l'amministrazione comunale sta operando per ridurre il disavanzo. Tutto qui, non capisco perché si debba votare, lo vogliamo votare? Votiamo, ma per me non ha senso, parlo per me, Luigi Cavallini. Chiudo dicendo che il gruppo Viviamo voterà a favore. Grazie consigliere Ferrarini, quindi sono terminate le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevole all'approvazione del punto. Favorevoli? Sì, 10. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. I contrari sono rispettivamente i consiglieri D'Alessandra, Marangoni, Medei, Tacconi e Calabretta. Lo ripeto per la verbalizzazione, quindi sì. Calabretta, Tacconi, Medei, Marangoni ed Alessandra. Quindi astenuti nessuno, il punto è approvato. Passiamo alla votazione sempre per alzata di mano per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10. Contrari? 5, astenuti nessuno, i 5 sono i medesimi di prima, quindi rispettivamente i consiglieri D'Alessandra, Marangoni, Medei, Tacconi e Calabretta. Posto quindi il punto è approvato ed immediatamente eseguibile. Abbiamo terminato il consiglio comunale, quindi saluto e auguro una buona serata a tutti, sia ai consiglieri che ai cittadini che ci hanno seguito. Buona serata.